Dar da mangiare agli affamati, tema di un convegno delle Caritas parrocchiali. Per operatori, responsabili dei servizi, primo evento diocesano dell'anno pastorale. In questo convegno non parleremo degli aspetti organizzativi del distribuire il cibo, ma parleremo del significato del cibo. Crediamo che sia importante, oltre al distribuire, l'accompagnare le persone. Questo è il centro della riflessione di questo convegno. I tempi impongono una rivisitazione delle linee programmatiche. La carità non è solo elemosina, la carità non è limitata al terzo mondo. Oggi non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco, significa guardarci dentro, guardare ciò che effettivamente costruisce la persona in pienezza. Davanti ad una situazione mondiale che, nonostante tutti i progressi e nonostante tutte le scoperte della tecnica, come giustamente dice in ultima analisi Papa Francesco, non riesce ad andare avanti sul piano dell'accettazione e dell'inclusione sociale. Le opere non bastano, siamo chiamati a rispondere ad una povertà sociale, culturale. A Piacenza, in diocesi, tanti hanno il diritto di essere accolti. La povertà ha dimensione sempre più vasta. Credo proprio di sì, perché la povertà si è estesa anche a persone che un tempo non potevano essere chiamate povere. E quindi c'è questo allargamento, questo estendersi della difficoltà di non avere possibilità, di non avere soldi, ma io direi che non solo si è allargata la povertà, si è anche approfondita, nel senso anche che vi sono davvero molte povertà, diciamo spirituali, diciamo di animo, che ugualmente sono molto importanti, a cui non basta il vestito, occorre lo sguardo, occorre il cuore, perché c'è il rischio di una grande disumanità. Interpretando i segni dei tempi, occorre saper condividere. E come condividere? La condivisione si gioca a livello comunitario. La condivisione e la carità sono il volto bello della Chiesa.